Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco dal viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo, da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse: va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Gli replicò la donna: Signore, vede che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, è giunto il momento in cui né in questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quelli che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. Parola del Signore. Lode a te. Sono io che ti parlo. Gesù si svela alla samaritana e la samaritana va in città. I sicareni scendono, lo accolgono, lo introducono in città ed è qui che Gesù viene salutato dalla samaritana, salvatore del mondo. Gesù si svela alla samaritana e la samaritana proclama: tu sei il salvatore del mondo. Questa sera noi vogliamo contemplare questa cena e vogliamo incontrare Gesù al pozzo. Gesù è stanco dal lungo viaggio,
Gesù è stanco di cercarti, uomo o donna che sei. E siedi sul pozzo, là dove tu andrai, vuole cercarti nel luogo dove tu vieni. Vieni ogni giorno ad attingere la tua acqua, l'acqua che bevono gli animali e gli uomini. Al pozzo di Giacobbe, scavato nelle profondità della terra, Gesù intesse un colloquio con la samaritana e intesse un colloquio con te. Gesù svela l'esistenza di un'altra acqua, diversa da quella che la samaritana viene ad attingere, l'acqua viva. Ed annunzia chi è colui che sta davanti a lei. Se tu sapessi chi sono io e qual è il dono di Dio in questo momento. Gesù svela la vita intima a questa donna. La donna è compresa non solo del suo peccato, ma è compresa della presenza del suo Salvatore. Anche qui, stasera, Gesù intesse un colloquio con te, si sveli a te, svela che l'acqua che tu bevi è l'acqua del pozzo dove bevono anche gli animali. Ti svela l'esistenza di un'altra acqua, l'acqua che zampilla per la vita eterna, non è l'acqua morta del pozzo, ma è l'acqua viva di una sorgente zampillante. Quest'acqua viva è in un altro pozzo, scavata nel petto del Salvatore, il pozzo del cuore di Cristo. E di là che sgorga la sorgente dell'acqua viva, a cui invita la samaritana a bere. Anche a te, Gesù, questa sera rivolge l'invito e ti dice: bevi di quest'acqua, non avrai più sete in eterno, perché questa è l'acqua che ti sazia, l'acqua che sgorga dal mio cuore. L'acqua della verità e l'acqua dell'amore, perché io sono la verità che scese sulla terra, svelo te stessa a te e svelo me a te, e voglio che tu ti incontri con me, perché io sono venuto a darti la vita. E in quel momento la samaritana beve l'acqua del Signore e si prostra davanti a Gesù. Quando Gesù si svela i suoi occhi con una luce nuova, prima mette nel cuore della samaritana il desiderio del Messia. Quando verrà il Messia, tutte queste cose ce le dirà. E Gesù: donna, sono io colui che tu cerchi, colui che voi attendete, è qui davanti ai tuoi occhi. E la samaritana adesso è fuori di sé, ha trovato la vita, ha trovato colui che essa cercava, ha trovato l'amore, e va a correre, corre nella sua città. Venite, venite, correte. E un uomo laggiù che ha scoperto la mia vita, e laggiù: venite, accorrete. E il suo parlare così concitato, così vivo, perché l'amore è entrato nel cuore di quella donna, perché la donna è diventata una sorgente d'acqua.
e scendono i sicareni, accolgono Gesù, accolgono il Salvatore del mondo. Anche tu questa sera, e anche noi tutti questa sera, vogliamo accogliere Gesù nella nostra città, in questo nostro gruppo, in questa nostra comunità. Vogliamo accogliere Gesù dentro di noi e gridare a Lui: tu sei il Salvatore del mondo, tu sei il mio Salvatore, tu sei colui che io cercavo. Amen.